intanto c'è da dire che l'ultimo fatto cronologico di un reato di questo genere è arrivato a Agrigento, ma siamo abituati a vedere in televisione sui vari servizi di ciechi che vanno a fare la spesa ai supermercati. Ci siamo incappati anche noi da Agrigento, adesso siamo italiani come tutti gli altri. Quando si perde il senso dell'etica accadono queste cose, e in Italia penso che il senso dell'etica si perda non solo in questo argomento, in questo settore, ma anche in tanti altri settori. Come funziona quei punti di invalidità, più o meno due punti che sono determinati? No, non sono un problema di punti, è un problema di riconoscere, di godere il diritto sulla 104, articolo 3,3, che dà dei vantaggi notevoli a chi purtroppo ha questo handicap, perché è una serie di invalidità che ti fanno arrivare a questa legge, che dà agevolazioni anche a parenti. Abbiamo visto, non che ce possono stare. Sono dei... Come? Che possono stare. Sì, ma questi che abbiamo visto noi sono delinquenti, non sono invalidi. No, qui sono brava gente, che delinquenti? Sono brava gente qua. Quelli del servizio. No, chiedo scusa, ma io stavo dicendo sulla 104. Servizio. Poi ovviamente quando si favorisce una persona che non ha il diritto alla 104, nella maniera come abbiamo visto, è esacrabile, è un fatto deprecabile e ci dà molta tristezza, specialmente dai colleghi che noi conosciamo, con cui abbiamo lavorato insieme per tanti anni. Quelli che sono questi colleghi che lei conosce, no? Ma questi sono delle persone, delle persone rispettabilissime. Ma no, chi sia parlo... fermi, ma fatemi finire di parlare. Però rispettabilissime. Sono rispettabilissime, se poi dopo hanno commesso questi reati, e ne abbiamo visto l'esempio nelle immagini. Chi l'ha fatto? Ragazzi, qui si fa per fortune sue, bisogna avere l'etica e bisogna averla sempre fino in fondo. Chi si è macchiato di questo reato certamente è deprecabile, anche perché toglie spazio a quanti hanno diritto ad avere l'etica. Però attenzione, ci sono i falsi fuori dall'ordine del... No, aspetti, uno che fa così, viene buttato fuori dall'ordine dei medici o no? È stato già fatto questo, sono stati sospesi cautelativamente. Che lavoro fanno adesso? Adesso alcuni sono in custodia cautelare, altri sono sospesi, non fanno nessun lavoro in attesa che la giustizia faccia il suo corso, però vi posso dire che su 101 indagati, come sempre accade statisticamente, molti non c'entrano. Tant'è vero che stasera il Tribunale del Riesame di Palermo, per uno dei medici agli arresti domiciliari, ha detto che non ci sono i riconoscimenti dell'associazione a delinquere e che gli indizi non sono validi per il custodia cautelare e l'hanno liberato. Un attimo solo, una commissione medica che assegna questi punteggi, cioè, no? Ritracciabili.